con quasi 60 milioni di visitatori in 43 edizioni, il Salone di Bangkok resta il principale del mercato asiatico. E dopo 2 anni di pandemia, con 2 edizioni leggermente sottotono, poco meno di 1 milione di visitatori, questa del 2023, la 44esima edizione, si annuncia come quella della ripresa. D'altra parte anche il mercato sta riprendendo, la produzione ha superato 1,5 milioni di unità, prevalentemente pick-up, ma prodotti per tutto il mondo. E non mancano le novità, soprattutto da Oriente, con i cinesi che ormai si sono insediati da qualche anno anche in Thailandia e che presto vedremo anche da noi. Con oltre 1,6 milioni di visitatori e 46.000 auto e moto vendute durante i 10 giorni di apertura al pubblico, il Salone dell'Auto di Bangkok rimane un punto di riferimento globale per le fiere automobilistiche e il più importante d'Asia. Il format vincente, testimoniato dai 60 milioni di visitatori nelle 43 edizioni dal 1979, è proprio la possibilità di acquistare le auto direttamente in fiera, magari dopo aver ammirato tutti i modelli della concorrenza. Sono infatti 40 i costruttori che hanno esposto le ultime novità in stand sontuosi e animati da spettacoli di luci e ballerini per attirare i numerosi partecipanti che anche quest'anno hanno affollato i padiglioni dell'Impact Arena di Muang Thong Thani alle porte della capitale thailandese. Costruttori come Toyota, leader di mercato in Thailandia, Mercedes o BMW, investono oltre 3 milioni di dollari per l'allestimento e l'animazione dei propri stand, come nella migliore tradizione dei saloni europei di un tempo, con in aggiunta una generosa area riservata alle trattative di vendita per raccogliere migliaia di contratti che permettono di fatturare 20 volte più di quanto investito. I brand mettono in mostra il meglio della propria produzione più recente, tutti i modelli pronti per essere consegnati ai clienti finali. Ford presenta Ranger, Stormtrek e XLS, oltre alla nuova motorizzazione biturbo diesel per la Range Raptor e il top di gamma Ford Everest, anche in versione Wild Track. Suzuki sfoggia l'ultima versione della Swift, la GL Next e la Celerio GL Up. Mazda prosegue nel suo programma Sustainable Zoom Zoom 2030 e mostra la sua prima EV, la MX-30. Mitsubishi mette in pedale il concept XRT su base Triton. Nissan lancia l'offensiva e-Power con la nuova Kicks, Juke da noi, a fianco del nuovo Nissan Terra Sport, alias X-Trail. Ma anche Almera, Navara e naturalmente Leaf, modello di riferimento per un mercato sempre più attento all'elettrico. Nel suo impegno verso la neutralità dal carbonio, Toyota mostra 4 prototipi. Il pick-up Hilux Revo BEV, la Prius HEV Concept, un taxi ibrido a GPL e la Corolla Cross Hydrogen Concept. Non mancano Yaris, Corolla, Camry, Veloz e tutta la gamma aggiornata, pronta per essere acquistata. Honda mostra tutti i suoi SUV, con anche la BRV e la ZRV, che dovrebbero arrivare presto anche da noi. Lexus lancia la sua EVRZ da 308 cavalli e 470 km di autonomia e Mercedes espone gli ultimi gioielli AMG, EQB250, EQS500, G63 ed SL43, oltre alla lussuosa Maybach S580 Premium. BMW punta forte sull'elettrico con la nuova iX, ma presenta anche la nuova M2, tanto per non deludere i petrolhead. Non mancano poi i brand europei più prestigiosi come Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Maserati e Porsche. Per il tridente modenese è l'occasione di mostrare la nuova MC20 Cielo e la Grecale anche in versione folgore, in attesa del lancio asiatico della Gran Turismo. Ma sono i costruttori cinesi ad attirare i clienti Thai, Great Wall Motors, Build Your Dreams, MG e Neta, che da sole hanno raccolto 1/5 degli ordini, con quasi 8.000 contratti firmati. MG ha svelato MG Maxus 9, il suo primo minivan elettrico a 7 posti, con 240 cavalli e 540 km di autonomia, la station wagon elettrica MG ES e tutta la gamma HS, VS, ZS e la MG4.
Great Wall lancia il SUV Tank 500 Hybrid da 350 cavalli e 616 Nm di coppia, con 11 modalità di guida. BID mostra la nuova berlina elettrica HN, i SUV compatti Song Plus DM1 e Tang DMP, la coupé 5 porte SEAL, la SUV Frigate 07 e la Atto 3, che presto vedremo anche in Europa. Neta sfoggia un'elegante berlina coupé a 5 porte, la Neta S. Non mancano neanche gli outsider come Peugeot e Jeep, che portano a Bangkok gli ultimi modelli della Nouvelle Vague del marchio del Leone di Stellantis e le versioni più estreme del Wrangler. C'è anche l'inedita 2008 Sport Concept. Naturalmente non mancano le due ruote, con tutti i principali costruttori mondiali schierati in buon ordine sul lato sud del salone, a eccezione di Ducati, che condivide gli spazi espositivi con Audi e un intero padiglione dedicato alle auto usate. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, ulteriormente incentivato da condizioni davvero speciali per chi compra in fiera. Tasso zero, garanzie estese, servizi inclusi. Tutti soddisfatti dalla formula vincente del Salone di Bangkok: vedere, toccare e comprare. Il Salone di Bruxelles dimostra che si può fare anche in Europa. E allora, perché non adeguare?